Buonasera. Buonasera. Basta che poi ci credo. No, che dire, ogni volta che uno sale su questo palcoscenico non può che provare un po' di paura, no? Un po' di emozione forte. E facendo delle letture così, anche profonde, focus, quando sono seduto sul cesso, ho scoperto che la maggior parte delle paure che proviamo in età adulta derivano in verità da piccoli traumi infantili non risolti. Cioè, e io ne so qualcosa, perché io purtroppo non sono stato cresciuto da mio padre e da mia madre, che erano troppo impegnati a lavorare in un negozio di frutta e verdura, ma sono stato cresciuto come tanti da mia nonna. Ora, mia nonna, per carità, donna meravigliosa, che Dio l'abbia in gloria sempre, ma come tutte le nonne aveva un rimedio per qualsiasi cosa. Ora, alcuni erano estremamente classici, tipo, sai, se avevo l'orzaiolo, sai, l'olio, stavi lì delle ore così. Nonna, quanto devo stare? Guarda l'olio! Chiaramente l'orzaiolo non passava, però andavi in giro 2 giorni con l'occhio unto, sembrava che avessi fatto la scarpetta con la faccia. Altri rimedi della nonna invece erano un po' più particolari, tipo per non farmi scolorire i maglioni, mia nonna li lavava con l'aceto. Sì, alle elementari puzzavo da fare schifo. I bambini mi fermavano, puzzi di cetriolo, puzzi di cetriolo, arrivava l'insegnante, basta, cos'è sto casino, ragazzi, a posto! Beh, di pace, apri un po' la finestra, c'è un odore di cetriolo, non si respira. Puzzi di cetriolo. Ma altri rimedi della nonna invece erano terribilmente traumatizzanti. Tipo, quando ero un po' stitichino, mia nonna mi metteva delle supposte fatte da lei col sapone di Marsiglia. Sai quello verde? Ora, funzionare funzionava perché è glicerina, solo che beh, non potevi più fare una puzzetta in pace. Stavi lì negli angoli così. Mia madre si incazzava, guarda che schifo, mi hai bagnato tutto per terra, guarda che schifo. Mamma, che cazzo vuoi che ti dica? Se ci metti del mais ti faccio un popcorn. Ma, grazie. Ma il grande trauma della mia vita non ha a che fare né con mia nonna né con mia mamma, ma ha a che fare proprio col mio corpo. E ha una data, io me la ricorderò finché campo, era il 25 giugno del 1985 e io avevo 12 anni. Ero chiuso, sai, come tutti i ragazzini di 12 anni, nel proprio bagnetto così, eh? Leggevo, leggevo. Sì, leggevo, Blitz, le ore, Postal Market, leggevo i miei libri. Dicevo, ecco, che stavo esplorando il mio corpo. Quando in un'esplorazione piuttosto ravvicinata mi accorgo di una roba agghiacciante. Mi accorgo di avere solo una palla. Subito penso, sarà normale così? Avere solo una pallina. Tra l'altro era tutto molto simmetrico, no? Poi guardo i giornalini e dico, beh, però loro ne hanno due. Sì, ma loro esagerano. Anche comincio a fare, sai, mente locale su tutti i detti e i modi di dire che riguardano le parti basse, non mi tornavano i conti. Dico, beh, ma se io ho una palla sola, perché si dice che nella vita ci vogliono due palle così? Perché si dice che ci vogliono due coglioni così? Non ho mai sentito nessuno dire, guarda, sono stato a teatro, che rottura di palla. Allora, comincio, sai, a preoccuparmi, chiamo mio padre, dico, papà, scusa, puoi venire un attimo in bagno? Sto leggendo il giornale! Papà, guarda che è importante! Ma che due coglioni! Appunto, papà! Io, guarda, c'ho una palla sola! Io qua c'ho una palla sola, sembro un flipper, non è possibile! Sei mio figlio, devi averne almeno tre, vieni qui! E lui comincia, sai, a manipolarmi, così come si farebbe con delle biglie cinesi. Dunque, qua c'è un testicolo, qui c'è, qui, allora, qui ci dovrebbe essere, qui, ma non vedo niente, usciamo un po' dal bagno, andiamo in cucina che c'è più luce, usciamo dal bagno e andiamo in cucina. Ora, io abitavo a pian terreno, la mia finestra dava direttamente sulla strada, tra l'altro estate, tende aperte, finestre aperte, gente che passava, guardava e vedeva me con le braghe calate così e mio padre così, ma dove cazzo è? Passa uno, signor Paci, tutto a posto? Sì, signor Repetto, tutto a posto, sto cercando l'altro coglione di mio figlio. Ma vuole che lo facciamo vedere a mia moglie? Ma perché è medico? No, è veterinario, ma i coglioni sono i coglioni. Gemma! Vieni a vedere il figlio di Paci che è nato senza un coglione! Non sente, non sente. Il figlio di Paci è nato senza un coglione! Gente in piazza, cos'è che hanno detto? Il figlio di Paci è nato senza coglioni, andiamo a vedere! E tutto il paese viene dalla finestra e vede me con le braghe calate e vede questa vecchia veterinaria che cerca, sai, anche di rincuorarmi, no? Vieni qui, tesoro, cucciolo, non ti preoccupare, eh? Fatti dare una bella tastatina, non ti vergognare, sai a quanti cani li ho toccate?
e tu non te le lecchi neanche. Dunque, allora, dunque, qui c'è una pallina, qui manca, è una ritenzione testicolare, mi raccomando, vai all'ospedale perché con queste cose non si scherza. E devo dire la verità che mio padre non ci ha scherzato. Il giorno dopo mi ha portato subito all'ospedale da questo mega professorone, uno studio meraviglioso a pian terreno. Gente che passava, è il figlio di pace, poverino. È nato senza pisello. E io ho beccato il medico più cattivo del pianeta. Cattivo! Mi guarda e fa, spogliati! Che cos'è che hai? Così? Che cos'è che hai? Che cos'è che non ho? Vieni qui! Quanti anni hai? 13. Come mai te ne accorgi solo ora che ti manca la pallina? Guardi, io me ne accorgo perché io ora ho cominciato a fare... Guarda, io prima guardavo i puffi, poi... Vieni qui! E anche lui, sai, comincia così a manipolarmi come si farebbe con delle biglie cinesi. Dunque, qui c'è una pallina, qui manca, una ritenzione testicolare. Mio padre, va operata? No! Procedo a mani nude! E il medico mette in evidenza, mi credi, un dito medio da competizione. Cazzo, un boscaiolo del Kentucky, una roba... Un dito che lui punta, sai, sullo scroto nel tentativo di risalire il canale inguinale e di afferrare il testicolo. Fa impressione, pensa che io l'ho vissuta. Nel tentativo disperato, sai, di agganciare il testicolo e di portarlo nella sacca scrotale, prova svariate volte, una, due, tre, poi desiste e si lancia nella diagnosi. Ritenzione testicolare va operata e io mi lancio nella mia, grazie al cazzo. Faremo un piccolo taglietto a livello puberale in modo da liberare il canale inguinale, in modo da permettere al testicolo di scivolare nella sacca scrotale. Un'operazione sulla carta semplice e indolore, sulla carta, sul mio pube molto meno. Vengo ricoverato all'ospedale di Genova e io ricordo di me che vado avanti e indietro per questa stanza quando a un certo punto la mia attenzione viene catturata dalla cartella clinica, sai quella posta sulla sponda del letto, dove c'era scritto a chiare lettere il mio nome, Enzo Paci, e sotto l'operazione alla quale io mi dovevo sottoporre. Fimosi. Ora, la fimosi è il taglio del prepuzio. Io lo so perché mio cugino è stato operato di fimosi. Noi Paci coi coglioni siamo tutti un po' sfigati. Comunque, non dovevo essere operato di fimosi, ma di ritenzione testicolare. Io lo sapevo, allora sono andato dall'infermiera e gli ho detto, guardi, infermiera, che lì c'è un errore, perché io non devo essere operato di fimosi, ma di ritenzione testicolare. E l'infermiera, oh cazzo, abbiamo sbagliato. Bene, Paci, meno male che ce l'hai detto, ti avremmo operato di fimosi, ti avremmo tagliato il prepuzio allungandoti il pene di 2 centimetri. Signora, parla sempre troppo a quest'ora. Va via, arrivano gli infermieri, sai, per farmi la preparazione all'operazione, mi fanno 3 clisteri, poi vedono che sono un po' costipato, mi fa una carezza, tutto bene, Zambarelli? Mi chiamo Paci. Oh cazzo, abbiamo sbagliato. E cosa aspettavi a dircelo? Tra poco avremmo fatto anche la rettoscopia. Comunque Paci, non fare tutte queste storie. Guarda che i clisteri fanno bene alla pelle. Infatti la gente passava, beh lì che bella pelle che ha Paci. Guarda che bella pelle che ha Paci. I dermatologi di tutto l'ospedale arrivavano, beh lì che bella pelle che ha Paci. Arrivano i bareglieri per portarmi in sala operatoria e io a scanso di equivoci glielo dico, guarda io mi chiamo Paci, c'ho un coglione solo. E lui, tranquillo Paci, tra un po' non ci avrei neanche più quello. Mi sveglio dopo l'operazione, tutto fasciato, un turbante che strappano per farmi la prima medicazione. E il taglietto di cui mi aveva parlato il medico in verità si rivela essere un taglio enorme. Dico, ma dottore, ma che taglio mi avete fatto? Il testicolo era un po' alto! E dove cazzo era? Sotto le ascelle? Qui ce l'avevo! Ce l'avevo qui! Ma la cosa più raccapricciante, credimi, è che il testicolo al suo interno era cucita alla sacca scrotale che a sua volta era cucita alla coscia. Un cazzo, un insaccato, lo guardi, dico... E dico, è questo? Il testicolo tentava di risalire. Che cazzo, un alpinista? Un salmone che risale. Che cazzo? Tra l'altro, così, io a un certo punto dico, scusa, ma io come cammino? Poco alla volta. Cioè, io devo camminare così, capisci? Perché sennò si strappavano i punti. Dovevo stare attento a non fare il passo più lungo della palla, perché...
Poi vabbè, cazzo, ero diventato bravissimo, ci andavo a fare la spesa. È proprio vero che l'uomo si abitua a qualsiasi cosa. Andavo a fare la spesa, entravo nei negozi. Buongiorno Parodi, ciao Paci, ti sei rotto un ginocchio? No, ho un coglione cucito alla coscia. Ciao.